una intitolazione di una strada a un aviere che ha perso la vita durante le foibe, Giuseppe Travali, oggi una ricca e intensa manifestazione proprio nella giornata delle foibe. Sì, oggi abbiamo fatto questa commemorazione a Giuseppe Travale proprio nel giorno del ricordo e di commemorazione di tutti i morti nelle foibe. Abbiamo voluto coinvolgere tutte le autorità, ma principalmente le scolaresche, per fare capire il valore della pace, perché questi giovani, come l'aviere Giuseppe Travale, è morto proprio per la patria e per la libertà di noi tutti che ce la stiamo godendo. Quindi è giusto tramandare alle future generazioni quanto è costata questa libertà, questa democrazia e questa pace che fortunatamente abbiamo oggi e che speriamo che duri. Oggi giornata delle foibe qui ad Aragona, la intitolazione a un aviere che ha perso la vita, Giuseppe Travali, insomma un momento per ricordare anche le foibe. Un momento molto, molto bello e significativo. Testimonia che ancora oggi non solo non dobbiamo dimenticare, ma dobbiamo sempre tenere viva l'attenzione. Lo dico spesso perché certi eventi tragici, terribili, le foibe come la Shoah, non abbiano a ripetersi. Quindi è veramente anche molto bello che un'amministrazione comunale organizzi eventi di questo genere e che comunque sono cose che restano. Ecco, qui c'è una targa che ricorda il sacrificio di un giovane innocente che suo malgrado si è trovato vittima di una brutalità che non ha nessun tipo di giustificazione. È stato anche molto bello sentire i ragazzi delle scuole con questi pensieri profondi. L'augurio è che continuino a lavorare e a riflettere su questi temi, perché l'odio, la discriminazione, la caccia al diverso sono fenomeni purtroppo ancora attuali, su cui dobbiamo non solo riflettere, ma dobbiamo lavorare per emarginarli e contrastarli adeguatamente. Oggi un momento importante, insomma, essere ricordati così, insomma, fa un bel effetto, diciamo, anche il paese ha voluto dedicare questa strada. Grazie innanzitutto a tutti i cittadini che hanno partecipato a questa manifestazione. Oggi si ricorda il sacrificio di un umile concittadino aragonese che ha offerto alla patria e del giorno appunto del ricordo di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo Giuliano d'Arma e delle vicende del confine orientale, non soltanto i militari ma anche i civili che tantissimi purtroppo hanno perso la vita in quel contesto. È una giornata per la nostra famiglia particolarmente sentita e cosa dire, ringraziamo le scolaresche per aver partecipato, per aver coinvolto anche gli alunni con i loro elaborati molto sentiti, molto, molto toccanti. Grazie alle autorità tutte presenti in questo momento per noi particolare.